Ciao, benvenuto o benvenuta in questo contenuto dedicato ai professionisti della salute, in particolar modo ai professionisti che curano attraverso il movimento. In questo episodio, diciamo, parleremo di disturbo cervicale. Vedremo perché il disturbo cervicale è così tanto particolare. In particolar modo, che cosa vedremo? Perché il disturbo cervicale ha caratteristiche assolutamente uniche nel suo genere. Vedremo quella che io chiamo una classificazione operativa. Certo, ci sono decine di classificazioni internazionalmente riconosciute, eccetera, eccetera, eccetera. A me piace parlare un pochino più terra a terra, quindi parleremo di quelli che sono i quadri che poi effettivamente ci possiamo trovare davanti e vedremo ovviamente anche l'approccio ai vari casi. Bene, prima di cominciare, per chi non mi conosce, io sono Marcello Chiapponi, sono un fisioterapista e trainer da ormai più di 20 anni dal punto di vista clinico. Dal punto di vista del lavoro online, negli ultimi 10-12 anni ho fatto veramente tantissimo lavoro di comunicazione, i miei contenuti raggiungono decine di migliaia di persone ogni giorno e una buona parte di questi contenuti è sicuramente dedicata al disturbo cervicale. Il disturbo cervicale mi ha sempre appassionato tantissimo. Io fin dai primi anni 2000, ma anche da quando ho iniziato a fare fisioterapista, ma anche prima, sono sempre stato appassionato, sono sempre stato un nerd, sono sempre stato appassionato di tecnologia e anche di forum. Quando ho iniziato a fare fisioterapista, ho anche iniziato a frequentare un po' i forum che parlavano di argomenti di salute. E a posteriori, questa è una cosa che ti consiglio assolutamente di fare, che sia con dei forum, con dei gruppi Facebook, quella che sia, ma a posteriori è stata una delle armi che più si è rivelata efficace. Perché? Perché andare a vedere che parole utilizzano le persone, che cosa dicono, come descrivono i loro disturbi, come descrivono le loro esperienze, è un qualcosa che dal punto di vista della comunicazione è assolutamente fondamentale, è super importante. E la comunicazione che noi stabiliamo con le persone. Ma no, ma sì, è importante quello che gli fai. No, la comunicazione è veramente buona parte. Ecco, quindi sono sempre stato appassionato di comunicazione, di andare sui forum a vedere, e l'argomento più discusso in assoluto è sempre stato il disturbo cervicale. Perché? Per i motivi che vediamo tra un attimo. Poi, con il mio lavoro, con la mia comunicazione online, con il mio corso Cervicale Stop e con tutte le varie cose, ho potuto analizzare in questi anni non soltanto i dati clinici pratici di persone all'interno della mia struttura, ma decine di migliaia di dati sull'esercizio terapeutico, sui protocolli che rispondevano meglio e così via. Quindi veramente le informazioni che ti porto sono estremamente affidabili. Allora, perché il disturbo cervicale è effettivamente particolare? Se non si legge, non ti preoccupare, se non riesci a leggere la lista dei sintomi. Ma quando parliamo di disturbi muscoloscheletrici, di che sintomi parliamo? Due sintomi fondamentalmente, sia dove sia, ma parliamo di rigidità e dolore. Mi fa male il ginocchio mi fa male, davanti, dietro, quello che vuoi. Il ginocchio è rigido, non si piega. Perfetto. Quali sono gli altri sintomi? No, nessuno. No, mi gira la testa a causa del problema ginocchio? No. Difficoltà di concentrazione a causa del problema ginocchio? No. Non funziona con nessun sintomo muscoloscheletrico, nessun problema muscoloscheletrico, se non con il disturbo cervicale. Con il disturbo cervicale, sia che parliamo di sintomi, diciamo così, scientificamente riconosciuti, sia che parliamo di sintomi che la cultura popolare attribuisce più o meno erroneamente al disturbo cervicale, comunque, anche se rimaniamo con quelli, diciamo così, tra virgolette, ufficialmente riconosciuti, parliamo di tante altre cose. Perché parliamo sì di sensazione di dolore al collo e spalle, assolutamente, ma parliamo anche di sensazione di sbandamento e giramento di testa, difficoltà di concentrazione, mal di testa e fitta la testa, disturbo della vista, tipicamente con l'oculista che ti dice che ci vedi benissimo, ci vedi male come prima, ma non diversamente da quando è cominciato questo nuovo disturbo. Nausea, senso di debolezza, braccia e gambe, tachicardia o aumento della pressione, reale o percepito che sia, senso di tensione diffusa, ovattamento alle orecchie e altri sintomi vari da cortocircuito. Dopo spiego cosa intendo come cortocircuito. Quindi, sia che rimaniamo con la classificazione più scientifica, sia che andiamo un po' nel campo della cultura popolare e girando sui forum, puoi trovare veramente di tutto.
abbiamo comunque un problema che è caratterizzato da una molteplicità di sintomi, quando gli altri problemi sono caratterizzati soltanto da due sintomi, il dolore e la rigidità. Perché questo succede? Io sono un amante delle semplificazioni, cerchiamo di rendere semplici collegamenti che sono estremamente complessi. Perché cerchiamo di renderli semplici? Non per banalizzarli, per carità, si possono poi un sacco approfondire, chi vuole può assolutamente approfondire, ma come professionisti, e questo è un contenuto dedicato ai professionisti, noi abbiamo tante cose a cui pensare. Ho detto prima, la comunicazione, affinare la nostra... Quanti professionisti dedicano del tempo ad affinare la propria comunicazione? Ma quando mai? Zero. Eppure la comunicazione è uno degli asset più importanti che noi abbiamo e quindi non vale la pena entrare nei dettagli dei super meccanismi quando poi non ci cambiano le cose, ok? Se non ci cambiano le cose che possiamo fare. Ecco perché sono un amante delle semplificazioni, non per banalizzare, non perché non mi piaccia studiare e approfondire, ma ci sono tante cose da studiare e approfondire e non vale la pena di tuffarsi in ogni singola molecola. Quindi, collegamento numero uno, tronco encefalico. Che cosa intendo? Beh, molto semplicemente. Il tratto cervicale è quello più vicino all'encefalo. Tra le prime tre vertebre cervicali e il tronco dell'encefalo ci sono pochi centimetri. Se utilizziamo l'esempio che utilizzo sempre con il pubblico, ovvero che vediamo il cervello come una centrale elettrica e il midollo spinale come un grande filo elettrico che poi va alle varie case, attraverso i nervi, beh, qui siamo comunque più a livello di centrale che di fili, mentre invece che di cavo elettrico a livello lombare, a livello dorsale, siamo su un cavo elettrico. Quindi, utilizzando la tecnica della semplificazione, è ovvio che una irritazione lombare irrita un cavo elettrico e quindi al limite ho una sciatica. Ed è abbastanza logico che una irritazione cervicale invece possa irritare anche senza contatto diretto da parte della erniazione, perché quello non ci può essere. Da parte del problema al disco che no, non riesce a toccare il tronco dell'encefalo, tocca comunque un cavo elettrico. Ma ci sono degli studi che dimostrano che l'irritazione delle prime tre vertebre cervicali rendono più sensibile il tronco dell'encefalo. E anche senza nessun tipo di studio scientifico, io sono un amante poi del buon senso. E quindi è evidente che quando si irrita qualcosa da queste parti, si può irritare qualcosa da queste parti. È logica guardando l'anatomia, è anche logica ascoltando i racconti con le delle persone, no? Ho avuto un colpo di frusta e ho iniziato a avere giramenti di testa, magari anche subito dopo. Ho avuto una frattura di una vertebra lombare, mi viene giramento di testa, ok? Quindi c'è questa grossa vicinanza anatomica con il tronco dell'encefalo. Quindi l'irritazione del tratto cervicale si può in qualche modo, mi si passi il termine, trasmettere a dei centri cerebrali. Ovvero i centri del tronco dell'encefalo, che sono centri comunque, centri dell'equilibrio, ci sono centri dell'equilibrio, ci sono centri della vista, c'è il centro del nervo vago, anzi dei nervi vaghi, lo vediamo tra un attimo. Quindi è logico che ciò che si irrita a livello cervicale può in qualche modo espandersi come sintomatologia. Piccola parentesi sul nervo vago, anzi mi raccomando sui nervi vaghi, perché sono due, parliamo sempre di nervo vago, ma sono due. È un aspetto su cui ho fatto veramente tanti studi, quello dell'importanza fondamentalmente del nervo vago, dai, semplifichiamo dicendo del nervo vago come effetto antinfiammatorio, come veicolo antinfiammatorio su tutto il corpo e su tutte quelle che sono le sue funzioni. Però devo dire una cosa, tutto ciò che si dice, diciamo, in termini professionali e in termini sul nervo vago è ampiamente esagerato. Io ne ho parlato tanto, ma se ci fai caso, in ogni contenuto al pubblico che io ho portato avanti, ho sempre portato avanti la verità, ovvero che non è che il nervo vago va in qualche modo in disfunzione, cioè i problemi sono due. Ho un'irritazione cervicale che in qualche modo coinvolge i centri cerebrali di cui abbiamo parlato prima. Oppure, certo che il nervo vago è un importante conduttore di acetilcolina e quindi l'infiammazione, sì, ma lui risponde a ciò che succede a livello del cervello. Quindi, se ho uno stato di ansia cronico, è logico che mi manda in squilibrio il sistema nervoso vegetativo, è logico che ho una serie di sintomatologie, ma il problema non è il nervo vago, è lo stato di ansia cronico, ok? Quindi lui fa molto di più da tramite, fa molto di più da vittima che da causa.
Quindi, nervo vago è sicuramente super importante in termini di studi scientifici, in termini di anatomia, così, sicuramente bellissimo. Importante anche in termini comunicativi, perché volenti o nolenti, comunque se ne parla e quando se ne parla le antenne tendono a raddrizzarsi, benissimo, ma attenzione che poi in termini pratici quello che noi possiamo fare non c'è l'esercizio del nervo vago, la manovra del nervo vago o quant'altro, o qualche cosa che abbia veramente una reale utilità. Benissimo, quindi collegamento numero 1, tronco dell'encefalo, vicinanza anatomica tra le vertebre cervicali e tronco dell'encefalo, nervo vago lo mettiamo come parentesi, collegamento numero 3, stato tensivo. Perché il disturbo cervicale? Stiamo parlando del perché il disturbo cervicale è particolare, perché è molto in correlazione con i nostri stati tensivi. Allora, prendi una situazione dove il tuo sistema nervoso, lascia stare il tratto cervicale, semplicemente sei in una situazione dove il tuo sistema nervoso è sovraccarico, stai aspettando il risultato di un esame super importante che riguarda la tua salute, che riguarda la salute di un'altra persona a cui tieni, che sei fuori da una sala operatoria di un ospedale, quello che vuoi. Prendi una situazione molto molto stressante, molto molto velocemente, in quel momento. Bene, in quel momento come ti senti? Sicuramente i tuoi muscoli non sono rilassati, sono in estrema tensione muscolare. Sicuramente avvertirai un senso di debolezza a livello delle braccia e delle gambe. Il tuo cuore batterà a 45, ma no, il tuo cuore batte a 1000, hai la tachicardia, hai difficoltà di concentrazione e come ti chiedono di studiare qualche cosa, di guardare qualche cosa per stare attenzione, allora, ma lascia stare, ho la testa da un'altra parte in questo momento, santo cielo. Molto spesso difficoltà di memoria anche a breve termine, cioè in momenti di tensione estrema, molto spesso poi li rimuoviamo, non ci ricordiamo che cos'è successo in quei momenti, ci ricordiamo solo che eravamo super agitati, ma ah sì, è venuto il tizio che ti ha salutato. È venuto tizio, davvero? Quindi confusione mentale, senso di disequilibrio, formicolii. Non ti ricordano un po' i sintomi di cui abbiamo parlato all'inizio riguardanti i sintomi che vengono un po' attribuiti, spesso un po' erroneamente, in modo un po' esagerato, al disturbo cervicale? Assolutamente sì. Eppure ti sto parlando di una situazione dove no, guarda, a livello di collo non c'entra niente, cioè sono agitato perché sto aspettando questa cosa. Quindi questo che cosa ci dice? Che lo stato tensivo forte già da solo lui può provocare una valanga di sintomi, anzi probabilmente più lui che il disturbo cervicale in sé. E in tutto questo però ci aggiungiamo che nella tensione muscolare che lui genera, che lo stato tensivo genera, c'è in particolar modo quella a livello del collo e delle spalle. Ti sarà capitato anche a te, no? Quando hai una giornata pesante, dopo un po' comincio, ma anche io, a volte magari dopo un lungo seminario si vede che comincio, magari illustro l'esercizio, dai vediamo questo esercizio, ma in realtà sono io che ho voglia di farlo perché mi stanno irrigidendo i muscoli cervicali. Quindi questa combinazione di, ok, lo stato tensivo che provoca già da solo questi sintomi, ma anche irrigidisce il tratto cervicale, fa sì che le cose vadano un pochino a mixarsi. Sarà il stato tensivo che mi ha irrigidito il tratto cervicale? Sarà l'infiammazione del tratto cervicale che provoca quei sintomi di prima? E che poi sono fondamentalmente questi di cui abbiamo parlato adesso, e quindi mi agito, vado in tensione e amplifico ulteriormente? Bella domanda. Infatti la domanda grande è, ma è nato prima l'uovo o prima la gallina? Molto spesso i sintomi di ansia e stress si confondono e si mixano con quelli cervicali. E molto spesso le persone amano attribuire al tratto cervicale, per esempio, sintomi che invece, insomma, se ci parli un attimo, sono successe più cose a livello emotivo, gli succedono, è più una persona agitata che una persona sovraccarica a livello cervicale. Però, siccome noi dobbiamo sempre avere comunque un colpevole per i nostri sintomi, per i nostri problemi, è più facile colpevolizzare il tratto cervicale piuttosto che l'organizzazione generale della nostra vita, il nostro carattere. Sì, è normale e va benissimo così. Quindi molto spesso i sintomi si mixano ed è la cosa importante. È completamente impossibile capire se è nato prima l'uovo o la gallina. Io in tanti anni ho visto innumerevoli tecniche di valutazione, ai corsi di professionisti che si scambiano opinioni, ma hai valutato questo, hai valutato quell'altro, è stato è più questo, più quell'altro, no, ma è chiaramente
Parliamo di persone che hanno disturbi da 20 anni, magari, da 10 anni. Vuoi che in 10 anni non si siano mescolate tutte le cose? Ma certo che si sono mescolate. E poi, realmente, capire se è nato prima l'uovo o la gallina, ma mi cambia davvero le cose? Cioè, mi cambia davvero, perché a me interessa una valutazione, se poi quello che faccio è in qualche modo diverso. Ma in questo caso è realmente così tanto diverso quello che posso fare? Mica tanto. Perché fondamentalmente i quadri, che adesso andiamo a vedere, i quadri che mi si possono presentare sono abbastanza semplici da individuare e non è che, ah sì, no, tu sei più la tensione emotiva perché non hai risolto il conflitto con tua nonna. Ragazzi, quello che possiamo fare noi, se curiamo attraverso l'esercizio, curiamo attraverso il movimento, e poi è quello, certo, ci può manifestare in diversi modi e adesso vediamo assolutamente quali, ok? Però consiglio assolutamente di non perdersi nella dietrologia e di investire tutte le energie mentali che abbiamo nelle soluzioni, quello che io chiamo approccio soluzione-centrico, piuttosto che nel cercare di capire cose. Sempre per lo stesso discorso che abbiamo un sacco di cose a cui pensare se vogliamo essere professionisti di successo. Ok? Quindi adesso vediamo quelli che sono i quadri tipici, la classificazione operativa. Io veramente su questo ho veramente tanti tanti dati, quindi ti posso dire che questi quadri sono effettivamente quelli che più comunemente ti può sembrare, ti possono capitare, e vediamo anche come approcciarli. Naturalmente lo vediamo in un attimo un pochettino in una maniera discorsiva, che per chi è già un ottimo professionista, conosce perfettamente quello di cui parlo, benissimo. Se poi naturalmente vuoi approfondire, ci sono gli approfondimenti. Ho fatto un sacco di contenuti per professionisti, ho creato un libretto proprio sull'esercizio terapeutico, si chiama Esercizio Terapeutico Semplificato, lo trovi gratuitamente nei link che sono nella descrizione di questo contenuto, di questo video. Quindi ti basta andare lì, vai lì, scarichi l'ebook gratuito e puoi accedere poi a tutte quelle che sono le informazioni sui miei percorsi per professionisti per vedere queste cose nel dettaglio, quindi esercizio per esercizio, la descrizione, le dispense, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Adesso vediamo chiaramente una panoramica. Il primo quadro che ti si può presentare è il quadro acuto, dove per acuto, attenzione, non intendo disturbo che ho da poco tempo, recente, no, intendo disturbo intoccabile, fondamentalmente quella persona con un tratto cervicale che va in crisi molto facilmente. Basta uno spiffero d'aria, basta uno sforzo fisico, basta che si arrabbi, quindi persona molto molto delicata. Spesso sono persone ad alta carica emotiva e spesso sono abbastanza intoccabili. Chi lavora con i trattamenti manuali riconosce queste persone perché appena tocco, scattano praticamente e non sei mai abbastanza delicato per queste persone. A un certo punto anche soltanto, subito male, lì non puoi pensare che sia un problema ad alta componente meccanica, è il sistema nervoso fondamentalmente che è in stato di iperattività. Non toccare assolutamente, ok? Quindi spesso questo tipo di quadro è molto frequente nelle persone ad alta carica emotiva. Che cosa si fa in questo caso? Io ragiono sempre dal punto di vista dell'esercizio terapeutico perché è il tipo di approccio che nel medio-lungo termine mi dà di più, è assolutamente gestibile. Chi lavora con i trattamenti manuali, io consiglio sempre di lavorare anche con i trattamenti manuali, non solo con i trattamenti manuali perché è un po' limitativo, ma al di là di quello, in questo caso è ancora meno fattibile ottenere dei buoni risultati perché quella zona non la puoi neanche toccare. Io ho visto essere particolarmente efficace in termini di esercizio creare dei miglioramenti posturali a valle. Cosa significa a valle? Oh, guarda, questo collo è veramente intoccabile. Ok, aspetta, 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 aspetta. Allora, partiamo dal migliorare la tua postura, migliorare i tuoi muscoli a livello lombare, a livello delle anche, a livello del torace, lavoriamo sulla respirazione. Otteniamo dei miglioramenti in questa zona, che sono zone generalmente toccabili, sulle quali riusciamo a lavorare. Ottenendo dei miglioramenti, il tuo sistema nervoso comunque capisce che qualcosa sta andando meglio e generalmente ogni volta che qualcosa va meglio, ogni volta che cresciamo un po', il nostro stato tensivo diminuisce. Ed ecco che quindi, andando meglio un pochino il resto, è molto molto probabile che anche il tratto cervicale diventi meno sensibile e voilà, io poi posso andare su un qualche cosa di più specifico a livello cervicale. Altra cosa che aiuta sicuramente è l'attività fisica generale, nel rispetto dei sintomi. Che cosa significa? Che se queste persone le facciamo un po' stancare,
con un'attività fisica che gli piaccia e che non gli aumenti i sintomi, è sicuramente tanta manna. Tant'è che molto spesso queste persone sentono che stanno meglio quando fanno attività fisica. Noi dobbiamo cercare di fargliela fare in modo regolare e organizzato. Perché? Perché quello che è fatica fisica va a creare dei meccanismi antinfiammatori, ma fondamentalmente quello che, le energie che dispendono a livello fisico non le impegnano a livello cerebrale. Ed ecco qua. Quindi attività fisica generale veramente molto indicata. Bisogna trovare un modo per fargliela fare in modo organizzato. Quadro instabilità non vuol dire persona che ha gli sbandamenti. Non necessariamente, sì, ce li hanno, ma non necessariamente è un quadro instabilità se ha gli sbandamenti. Cosa intendo per quadro instabilità? Intendo che hanno molti sintomi di sbandamento, sì, ma che hanno anche una oggettiva difficoltà di coordinazione dell'equilibrio. Che cosa significa? Molte persone che hanno gli sbandamenti, quindi che hanno questa sensazione di giramento di testa e così via, se le fai mettere ad occhi chiusi, le fai shakerare un po' il collo, quindi un qualcosa che mette molto sotto pressione il sistema dell'equilibrio, ma in realtà non hanno nessun aumento dei sintomi, nessun grosso problema. Attenzione, sono persone che stanno male, semplicemente quando evochi, quando provochi il sistema dell'equilibrio, ok, non c'è grossa difficoltà. Allora non sono un quadro instabilità, sono un quadro che è uno degli altri con anche sintomo di sbandamento. Il quadro instabilità è quello che quando lo metti ad occhi chiusi e fai shakerare un pochettino il collo, quindi fai muovere velocemente la testa destra e sinistra. Oh no, no, aspetta, 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 mi appoggio, glielo fai fare in sicurezza naturalmente. No, no, aspetta, mi appoggio perché questo, oh, mi fa oscillare fortemente. Bene, sono quei quadri dove quindi abbiamo un'oggettiva difficoltà degli organi dell'equilibrio. Questa difficoltà può essere legata a tantissimi fattori. Alcuni magari, anche se l'otorino gli ha detto che è tutto a posto, molto spesso questo succede perché l'otorino riesce ad individuare quando c'è effettivamente una grossa sofferenza, un aspetto patologico. Nei nostri casi magari è micropatologico, quindi non è neanche ben chiaro cosa sia successo. A volte sono situazioni magari microvascolari, oppure situazioni di postumi di cupololitiasi. La persona ha avuto una cupololitiasi, classica crisi di otoliti, sassolini e così via, e dopo recupera, ma recupera non completamente del tutto, gli organi dell'equilibrio rimangono un pochettino in difficoltà, la coordinazione dell'equilibrio rimane un pochettino in difficoltà. In questi casi io ho visto funzionare bene rinforzo posturale a livello delle spalle, quindi attenzione, non vogliamo in questi casi creare troppo trambusto a livello del tratto cervicale, perché molto spesso la loro rigidità è una rigidità protettiva, ok? Se tu hai la labirintite o una persona durante una crisi acuta effettivamente di cupololitiasi, il collo è rigidissimo perché? Perché non shakeriamo troppo, ok? Quindi non voglio creare troppo trambusto, vado a fare rinforzo, movimento a livello delle spalle, vado a mobilizzare in modo molto cauto il tratto cervicale perché in questo modo inizio ad abituare in modo molto progressivo gli organi dell'equilibrio a funzionare al loro meglio. Non è mai necessario che ci sia una funzionalità 100%, nessuno di noi ha funzionalità 100% in tutti gli aspetti, soprattutto quando cominci ad invecchiare. Va benissimo se, utilizziamo bene le funzionalità che abbiamo, quindi mobilizzazioni cervicali cauti, esercizi di equilibrio, quindi la stessa tipo di situazione che ti mette in difficoltà, quindi per esempio lo shakerare il collo ad occhi chiusi, te lo faccio fare in un ambiente protetto per poco tempo, in modo che tu sviluppi un adattamento. Come sempre, la stessa cosa che ci provoca stress, oh, muovo così, oh, che stress, a basso dosaggio è un allenamento ed è più o meno quello che voglio fare, ok? Dopo, più in avanti, posso fargli fare anche un lavoro più specifico sul tratto cervicale. In particolar modo io qua ho visto funzionare bene il lavoro di rinforzo. Cioè voglio che la zona sia bene responsiva, bene stabile e non troppo shakerata, quantomeno all'inizio. Quando poi ha recuperato bene, quindi quando sono arrivato ad un buon livello, vi faccio fare lavoro assolutamente ricondizionamento generale. A me piace sempre fare il lavoro più completo possibile. Io miro sempre a fare il lavoro più completo possibile. Rinforzo, sì, allungamento, sì. Quali muscoli, quali distretti? Tutti. Certo, in alcuni momenti, io come questo, ho magari delle altre priorità e all'inizio faccio altre cose. Quadro rigidità, ultimi due quadri. Quadro
Quali sono le caratteristiche? Spesso ha pochi sintomi di quelli pseudoneurologici. Questo qua puoi immaginarlo come la classica persona, magari non più giovanissima, con l'artrosi cervicale, fa male il collo è oggettivamente rigido, si fa fatica a muoverlo, ha dolore ma non ha tanti di quei sintomi, generalmente ha un quadro poco tensivo. Quindi ha difficoltà nei movimenti un po' di base del collo, oggettivamente fa fatica a ruotare. Che cosa gli facciamo fare? Lo stimoliamo su questi movimenti base. Quindi faccio fare mobilizzazioni cervicali, delle spalle, faccio fare allungamento e faccio fare miglioramento posturale generale. Questo è un quadro dove posso dire in questo quadro una persona con... per esempio una forte artrosi cervicale, una forte limitazione della mobilità del collo, gli esercizi di rinforzo cervicale, che sono comunque una componente sempre importante, di solito non gli fanno molto, di solito non lo aiutano molto, quindi preferisco sicuramente stare sui classici stretching, stare sulle mobilizzazioni e così via. Ok? Quindi quadro rigidità. Quadro standard è semplicemente un quadro che non ha nessuna delle caratteristiche che ho elencato, quindi non è particolarmente acuto, non è particolarmente instabile con oggettiva difficoltà di shakeramento, non è particolarmente rigido, quindi non ha nessuna caratteristica particolare e quindi che cosa gli facciamo fare? Un po' di tutto, semplicemente non ho una priorità. Quindi posso fare lavoro completo di mobilità e rinforzo sul tratto cervicale e poi anche lavoro di ricondizionamento generale. Io punto sempre a fare ricondizionamento generale, come ho detto prima. Perché? Perché come abbiamo visto è nato prima l'uovo, è nata prima la gallina, sono una persona ansiosa e quindi questo mi ha irritato il tratto cervicale oppure... non lo possiamo sapere, quindi faremo più lavori di stretching per distendere bene o faremo più lavori di rinforzo perché sempre sa, e se non li facessimo tutti e due? Non è una cattiva idea, al limite, anzi è sempre la migliore idea, al limite da uno dei due aspetti che andiamo a fare magari non trarrai tanto beneficio, ma va bene così. Ok? Quindi io punto sempre ad un ricondizionamento generale, quindi facciamo lavoro di stretching uniforme su tutti i muscoli cervicali, lavoro di rinforzo uniforme non solo sul tratto cervicale ma su tutti i distretti. Tra l'altro qua apro una parentesi, avere un protocollo di ricondizionamento generale, anche diciamo che non mira nessun problema particolare, e parlo soprattutto ai fisioterapisti, è molto molto utile, perché noi fondamentalmente siamo abituati e ci vedono un po' le persone che ci mettono una pezza, benissimo, ma per noi e per loro è molto meglio se abbiamo anche qualche cosa che non soltanto metta una pezza ma insegni alla macchina a funzionare meglio. È buono perché noi non facciamo soltanto i tappabuchi, quindi la persona ci chiama quando ha il buco così, ma facciamo anche veramente i rieducatori in generale, quindi sicuramente avere un proprio protocollo di ricondizionamento generale è molto utile. Io ne ho costruiti tanti nel tempo, se vuoi approfondirli vai a vedere il mio ebook gratuito per professionisti, si chiama Esercizio Terapeutico Semplificato. Da lì puoi andare anche a tutta quella che è la mia formazione per professionisti, tutte le informazioni, tutti i percorsi che ho creato proprio per i professionisti della salute e del movimento. Bene, allora direi che per l'argomento di oggi abbiamo detto tutto. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.